Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo tornati finalmente in un vlog. Era da un po' che non ci parlavamo faccia a faccia negli ultimi periodi. Oggi è un sabato pomeriggio e volevo parlarvi, visto che non avevo niente da fare, degli eventi barra tutto quello che è successo in quest'estate, eccetera eccetera, perché non vedete più i video di Tina. E direi che possiamo iniziare con il spiegarvi che, ecco, forse così viene un po' meglio, non lo so, c'è solo la luce naturale. Vabbè, spiegarvi che ho fatto un piccolissimo danno a Tina, nel senso che ho preso una buca e si è spaccato in due il cerchione. Ma non spaccato in due la ruota, cioè la gomma, proprio il cerchione si è diviso a metà. Quindi più o meno da luglio, è da luglio, fine luglio, che sto cercando, in realtà ho già trovato dei cerchi nuovi, farò vedere tutto in un nuovo video sicuramente. E però da quell'incidente sono successe varie altre cose, nel senso che la ventola non mi funzionava più, il radiatore continuava a perdere per via della botta, quindi ho deciso di fermare l'assicurazione e mandarla dal meccanico per 5-6 mesi, quel che è, a tanto da dividermi le spese in più mesi. Intanto io ho l'assicurazione bloccata fino alla fine dell'obbligo delle catene barra ruote estive, così che in primavera, quando la macchina sarà a posto, vedrete solo video di Tina. A quanto pare la telecamera non piaceva la luce naturale perché non mi inquadrava bene, quindi stavo dicendo che vedrete Tina tutta nuova e farò un video ovviamente a riguardo. Direi che è tutto, magari metterò delle foto qua e là dell'incidente, farò vedere un po' tutto. Poi, eventi. Gli eventi di queste due settimane sono ovunque e in più ho 3 giorni di ferie, quindi posso andare a vedere, meno male. Mercoledì 31 ci sarà il Corsico Cars Meeting, dove ci saranno anche delle macchine a tema horror. E dovrebbe essere una figata, è la prima volta che ci vado. E se riesco vi faccio anche un video molto con calma, per piacere. Invece il 28 c'è il raduno settimanale del BFD, puttana Eva, Piemonte for Drivers. Su, forza, vogliamo altre persone, siamo in 120, ne vogliamo altre. E probabilmente ci troveremo al bowling di Gaglianico e saliremo a Europa o Birmonte, dipende dalla voglia e di quanta benzina abbiamo nel serbatoio. In questo caso il mio è diesel perché Tina non è ancora fuori. Venerdì dovrei essere al settimo cielo Cars Meeting, mi sembra. E dove anche lì probabilmente vi farò un video, ma sono già andato a quell'evento, conosco gli Scorpion e quindi sono tutto a posto, tutto bello appostabile. Sabato probabilmente andrò a Monza a vedermi tipo il Ferrari Challenge, da quello che mi ha detto il mio amico con cui organizziamo. E da quanto ho capito l'entrata è gratis, paghi 10 euro per 3 giorni di parcheggio. Cioè è bellissimo, soprattutto se non hai un cazzo da fare come me. Invece domenica 4 c'è il Maggiora Reverse, che io sono curiosissimo di capire cosa cazzo potrebbe essere questa cosa, perché l'abbiamo visto con il grande Frank Fusi il grande Frank Fusi girare al contrario, far vedere un po' la pista come potrebbe venire. Però non ho ancora capito dove potrei mettermi per vedere bene il tutto. Credo nello stesso posto, perché a cercare un altro punto mi viene un po' sbatti. Il 9 e 10 novembre sarò a vedere Valpantena a Verona, è un rally storico principalmente. E la prima volta che ci vado anche lì,
ovviamente tifo per i team Gazzetta perché ci vanno anche loro, però probabile che non metterò camera car eccetera, perché le mie GoPro non hanno interfono, le mie sono le Hero Session e ai tempi non me ne fregava niente di fare dei camera car, ma era solo per ignoranza da mettere sopra alle macchine. E l'11 sono molto indeciso perché c'è il raduno BFD, vedete, è appena arrivato questo. C'è il raduno BFD con il ritrovo, ovviamente il cazzo, il ritrovo in una carrozzeria, poi la partenza verso la serra di Ivrea e poi si va a mangiare in un punto. Il tutto viene a costare 30 euro ovviamente per il buffet eccetera, i ristoranti. Il problema è che lo stesso giorno c'è il gomitolo di Lana e io non so cosa fare, probabilmente andrò a Lana. Mi spiace Andre e Simone, gli organizzatori del Piemonte Fun Drivers, però se sono settimane un po' piene, come vi ho già detto, uscirà una nuova serie, probabilmente, non so, credo che sia ogni sabato, probabilmente, visto che voglio continuare a fare almeno un video il lunedì e un video il sabato, tanto per non lasciarvi senza video, e un video fisso lo volevo mettere sabato con questo nuovo format che volevo portare, che intanto probabilmente avranno già fatto qualsiasi persona al mondo, però sti cazzi! Ora io vi ho detto tutto, non vi ho spoilerato niente e spero che il format che porterò vi piaccia e gli eventi vadano bene eccetera eccetera. Stranamente questa domenica non ho niente da fare, non so assolutamente cosa potrò fare, mi romperò i coglioni a guardare Netflix probabilmente. Io vi saluto, vi rimando a un prossimo video, andatevi a vedere quelli vecchi, di Tina magari, così almeno vi prende un po' la nostalgia, e al prossimo video.